cosa si fa questo weekend? Domenica 8 novembre a Casserra Imondo si svolgerà la commemorazione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, ricorrenza accaduta lo scorso 4 novembre. Il ritrovo è previsto come ogni anno in Piazza Dante alle ore 11. Da lì il corteo si muoverà verso il monumento ai caduti in Piazzale della Vittoria, dove sarà celebrata la Santa Messa. Torna sabato 7 novembre la sesta edizione di Dialettiamoci, festival concorso regionale e nazionale. L'appuntamento è al Teatro Comunale di Caldarola con la compagnia Teatro del Sorriso di Ancona. Il Teatro Leopardi di San Ginesio presenta sabato 7 novembre alle 21.30 uno straordinario concerto di un raffinato cantautore italiano, Paolo Benvenu and Band, in tour con il suo Hurt Hotel, album giudicato fra le opere musicali più importanti degli ultimi anni. Api Regine della Biodiversità è il titolo del nuovo appuntamento organizzato dall'Associazione Altra Eco per domenica 8 novembre a partire dalle 17 nella propria sede in via Campo dei Fiori a Recanati. Sabato 7 novembre San Severino Marche a Palazzo Servanti Confidati ospiterà la mostra mercato dedicata all'editoria specializzata promossa da EduLingua. Saranno presenti tutte le principali case editrici operanti nel settore, dalla Mondadori Education ad Alma Edizioni, da Guerra alla marchigiana Eli. Domenica 8 novembre si terrà un'escursione guidata a Il Cito, nella riserva naturale del Monte San Vicino e Monte Canfaito. Il programma è disponibile visitando il sito del Comune di Macerata. Da venerdì 6 a domenica 8 novembre il centro storico di Petriolo si animerà per la 10ª edizione delle Cantinette. La formula è sempre la stessa, musica ed artisti di ogni genere accompagneranno i bicchieri di vino e le deliziose pietanze proposte.